Salve, questo è un report della Commissione Terza Politiche per il Marmo e Sport che si è tenuto lunedì 11 settembre. L'argomento di questa seduta era il marmo. All'ordine del giorno, come primo punto, si è discusso una proposta di delibera per il rimborso di somme versate a titolo di tassa marmi nei confronti di tre società e relative sentenze. Nel 2004 la Corte di Giustizia Europea ha dichiarato illegittima questa tassa e il relativo incasso da parte dell'amministrazione sotto questa forma. Infatti oggi si parla di contributo all'escavazione e di canone di concessione. Il totale dell'importo da riconoscere come debito fuori bilancio è di euro 116.614 per le tre sentenze complessive. Questo, secondo il dirigente al marmo, il dottor Vitale, dovrebbero essere le ultime di una lunga serie, costate al comune circa 4 milioni e un tempo di 13 anni. Il secondo e ultimo punto all'ordine del giorno era l'analisi della produzione dei materiali lapidei da gennaio 2017 a luglio 2017. Osservando i dati si evince una produzione dei blocchi e delle scaglie in linea con i dati dello scorso anno o forse in leggero aumento, mentre si evidenzia uno smaltimento scarso delle terre che ad oggi risulterebbero ancora giacenti in cava. Questo ci preoccupa molto e preoccupa parecchio anche il nostro sindaco Francesco De Pasquale, il quale si è subito mobilitato per intensificare i controlli di monitoraggio da parte dei tecnici delle comunali dell'ufficio marmo, ma per la prima volta affiancandoli anche con i tecnici dell'ufficio ambiente. Grazie e al prossimo report.